Da quanto tempo vivevi in questa ex fabbrica? Questa fabbrica? Ex fabbrica? Ex fabbrica. Quasi 9 anni. 9 anni. E adesso sai dove dormire stanotte? No. Vi tocca la strada? La strada, i giardini. Ritornare qui però no? No. Ormai no, ormai è finita qua. C'ho la tenda, apro la tenda in qualche giardino, quando arriva la polizia mi sposto. Se mi trovano una soluzione, io non cerco una casa. A me mi basta una roulotte, mi basta... Io cerco cose piccole, non cerco cose grandi. Prima dice sistemiamo gli italiani, invece gira voce che una parte di queste persone di colore già gli hanno dato alloggio, noi che siamo italiani ci hanno dato 2 carci e non va bene. Non va bene così, allora prima dici che aiuti l'italiano e poi ci prendi a carci. Per andare in questura, perché come porti loro? Porta pure a noi. Sì. No, fuori. Fuori, spinti fuori fisicamente. A noi, documenti. Ma sì. A lui sì, a me manco, a me proprio a spintoni. Hanno detto prendete e andatevi. Nemmeno le cose nostre ci hanno fatto prendere. Matteo Salvini, vai a monte, non ti stabbiare sui neri, perché questo è l'ultimo dei problemi. Così non ha risolto nulla, così c'è stato uno spreco enorme di soldi e una disorganizzazione. Questa non è organizzazione, questa è disorganizzazione. Perché li togli da qui e non li metti? Mo li portano in questura, no? 300.000 ore, impronte, le solite, perché la già gliel'avranno prese 300 volte, quindi che li riporti a fare in questura? Io pensavo che li portassero dentro dei centri accoglienza, che comunque, voglio dire, visto che ancora sono chiusi ma ancora vengono pagati dall'Unione Europea, pensavo che li buttassero lì dentro. Invece no. Mentre mi scortavano fuori, mi hanno detto... No, scortavano. No, mentre a me personalmente mi spingevano fuori perché io citavo l'articolo 10 della Costituzione. Un posto dove no, la strada fuori, ecco che hanno detto fuori. Ma come si chiama dentro però? Allora... Se ti organizzi vivevi bene perché ti attrezzavi e vivevi dignitoso. Facevi da mangiare, facevi tutte le cose che fai a casa. Un popolo molto rispettoso, io almeno per quanto mi riguarda, i gambiani molto rispettosi, i ghanesi, cioè, io mi sono trovata con loro veramente bene.